Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra videoprova del Samsung Galaxy Tab 10.1. Anche qua, come precedentemente fatto per il Galaxy Tab 8.9, vi descriviamo un prodotto uscito da diverso tempo, ma che comunque presenta ancora caratteristiche attuali e un prezzo concorrenziale. Andiamo a aprire la scatola e a scoprire insieme il contenuto. Ringrazio innanzitutto Expansys per averci fornito il terminale completo di scatole e di accessori. Andiamo allora nella parte superiore, come potete vedere troviamo il tablet che andiamo a vedere dopo. Nella parte inferiore stessa scatola praticamente dell'8.9, solo dimensioni diverse. Abbiamo poi i vari manualetti Quick Start. Apriamo, togliamo questa protezione in plastica. Poi cosa troviamo? Allora, il caricabatterie con adattatore italiano da agganciare in questo modo. Faccio vedere. Ok. Che riandiamo a riposizionare nel suo alloggiamento. Poi abbiamo l'adattatore per il connettore proprietario di Samsung a USB classico. Andiamo a chiuderlo. Abbiamo i cappucci per le cuffie per adattarsi alle varie grandezze del vostro lobo dell'orecchio. Abbiamo il cavo USB connettore proprietario e le cuffie. Abbiamo provato un attimo, buona qualità, sono praticamente le stesse che troviamo in qualsiasi dispositivo moderno Samsung, sono sempre le stesse. Io personalmente non sopporto tanto le in-ear, ma è un problema mio perché mi dà proprio fastidio all'orecchio. Ok, adesso andiamo a scoprire cosa ci offre il terminale. Eccoci qua di fronte al 10.1. Il 10.1 presenta lo stesso design del 8.9. Samsung in questa categoria di tablet ha riproposto più o meno lo stesso design, un peso un po' leggermente più pesante, dato appunto da una batteria più performante e dallo schermo più grande. Abbiamo quindi un peso di 589 grammi, una lunghezza di 246 mm e un'altezza di 170 mm. Spessore, anche qua un po' aumentato rispetto all'8.9, di 11 mm. Differenze sostanziali dell'8.9, nel mentre che accendo il terminale, già acceso, meglio così, differenze sostanziali non ne troviamo stilisticamente. L'unica differenza che si può notare è il posizionamento delle casse stereo ai lati, cosa che andremo a sentire dopo, a provare, cosa che avevo criticato precedentemente nell'8.9, che aveva le casse qua vicine stereo che non facevano percepire i due canali in maniera distinta. Adesso andiamo a scoprire l'hardware di questo bel tablet. Allora, come detto, il display è un 10.1 pollici TFT, non AMOLED. Per adesso AMOLED lo troviamo solo nel 7.7, che in Italia è anche abbastanza difficile da trovare. Risoluzione 1280x800 pixel, quindi la medesima dell'8.9. Infatti una risoluzione più grande, la stessa risoluzione su uno schermo più grande, comunque fa vedere un po' più la rete di pixel. So se avete modo di vedere. Abbiamo tecnologia, come detto, TFT. Nella parte superiore del nostro tablet troviamo i bilanciere del volume, il tasto di blocco e sblocco e accensione del tablet, il jack da 3.5. Nella parte inferiore troviamo il connettore proprietario che ricarica anche il tablet, il microfono. Parte destra e parte sinistra troviamo le casse stereo. Parte frontale troviamo il sensore di luminosità posto in questa posizione
e la fotocamera anteriore. In più, nella parte posteriore troviamo anche la fotocamera posteriore e il flash LED, fondamentale per fare delle foto di qualità almeno sufficiente al buio. Come detto, processore dual core 3 Tegra 2, buono, buone sensazioni, 1 GB di RAM più che sufficiente, fluidità come detto abbastanza buona. Adesso andremo ad analizzare appunto tutte queste caratteristiche nella nostra disamina del sistema operativo. Sistema operativo che vi annuncio già è il sempre Honeycomb 3.2. Ok, appena ci è arrivato il tablet, stessa identica cosa dell'8.9, abbiamo visto che c'era Honeycomb 3.1. Anche in questo caso Honeycomb purtroppo nella versione 3.1 aveva diversi lag che si sono fatti meno acuti con l'installazione della 3.2. Andiamo subito ad analizzare il browser web. Andiamo su www.nexuslab.com. eccoci qua. Navigazione ottima, caricamento delle pagine veramente veloce. Andiamo su una pagina un po' più pesante come quella di yahoo.it. ok, vi illumino un po' di più la scena così potete vedere meglio. Come potete vedere, la navigazione è buona. Rispetto al fratello minore 8.9 lo trovo leggermente più reattivo, anche se praticamente l'hardware è il medesimo. Sarà questione del modello, una sensazione, però comunque la velocità è ottima. Anche qui troviamo delle gesture di Samsung, come quella per zoomare. Andiamo a aprire un'altra pagina. Ecco qua. Adesso noi siamo... Questo è il modello Wi-Fi, non ve l'ho detto, Wi-Fi da 16 GB. Si legge benissimo. Ok. Andiamo adesso a vedere anche come scrive un... come scrive il nostro tablet tastiera che Samsung ripropone sempre nei suoi tablet. Ottima, io mi ci trovo veramente bene, forse un po' troppe funzioni suddivise in tre piani. Come potete vedere, abbiamo i tasti 1 di 3, i tasti 2 di 3 e i tasti 3 di 3. Purtroppo i tasti 2 di 3 io li uso spesso, tipo l'underscore, ed è un po' scomodo andarlo a richiamare tutte le volte, e non ho trovato un modo per trovarlo più facilmente. Comunque, piccole inezie. Per il resto, ciao da Alessandro. Come potete vedere, si scrive piuttosto bene. Abbiamo provato il GPS aggancia il segnale rapidissimo se appunto connessi tramite, in questo caso tramite un hotspot portatile tipo il cellulare. Il segnale sfrutterà anche la GPS e vi connetterete in un lampo. Abbiamo diversi hub preinstallati da Samsung, hub per i bambini, per leggere, per la musica e i video. Reader Hub, andiamo a aprirlo. Come potete vedere, è un collegamento a tre diversi magazine. Qua andiamo su really.com. purtroppo queste sono tutte versioni non in italiano. Kids Hub presenta dei giochi, annulliamo, dei giochi per i bambini. Proviamo a aprire per esempio il puzzle che abbiamo provato precedentemente. Molto carino questo per i bambini. Si andrà a comporre questa immagine in maniera molto semplice, una maniera un po' diversa per usare
il tablet. Come potete vedere, altri programmi preinstallati, troviamo i widget di Samsung, molto carino il calendario, oltre l'agenda troviamo proprio un widget calendario fatto molto bene, tutte widget per le news da impostare, i segnalibri, e se vogliamo possiamo aggiungere, togliere come più ci aggrada. Come potete vedere abbiamo tutti questi widget. Ok. Andiamo sulle applicazioni, vi faccio vedere l'elenco. Abbiamo il Pen Memo per scrivere tramite le dita qualche memo al volo. Stesse applicazioni praticamente che troviamo anche nell'8.9. Come potete vedere si scrive anche qua bene. Purtroppo la sua utilità è marginale. Abbiamo i promemoria, questo invece io lo uso molto più spesso ed è molto comodo. Abbiamo un'altra pagina con l'elenco delle apps di Samsung scaricabili gratuitamente a pagamento, il social hub, questo hub che integra le scorciatoie per varie notifiche, email, Facebook, Twitter, eccetera. Andiamo adesso a vedere un po' la multimedialità, punto forte di questo tablet. Allora, per quanto riguarda la multimedialità, il tablet riesce a scattare buone foto con il sensore da 3 megapixel posto sulla cover posteriore. Andiamo ad aprire la fotocamera, mettiamo un soggetto. Ok, abbiamo l'autofocus e il flash LED. Foto buone, naturalmente gli smartphone moderni fanno foto migliori, ma l'utilità del tablet come fotocamera sapete che è marginale, almeno io la penso in questo modo. Abbiamo diverse funzioni incluse nella barra sinistra del tablet, dei bilanciamenti, degli effetti, eccetera eccetera. Come potete vedere abbiamo già anche qualche filtro e qualche effetto. Video buona qualità, 30 fps a 720p. Andiamo a vedere adesso la riproduzione di contenuti audio e video. Andiamo alla nostra solita cartella di test. Allora, abbiamo aggiunto anche un altro contenuto in 1080p per provare ancora meglio i nostri dispositivi. Iniziamo dal nostro MP3 solito. Un attimino che deve scaricare i dati. Allora, un audio che io trovo veramente ottimo, sia perché finalmente Samsung ha messo le casse, una nel lato sinistro, una nel lato destro, abbiamo una distinzione dei canali netta, non come l'8.9 che non sopportavo il fatto di avere le due casse poste in basso a una distanza di 4 cm l'una dall'altra, quindi veramente inutile. E poi un audio che non storce, è pulito, forse arranca un po' coi bassi che non si sentono tanto, ma comunque buono. Andiamo ad aprire un file in 1080p. Ok, aspettiamo che lo scarichi da Dropbox un attimino. Lasciamolo caricare. In 1080p, come vedete, non lo legge. Se noi però lo apriamo con un lettore aggiuntivo, in questo caso MX, aspettiamo anche qua un attimo che lo carichi, essendo un contenuto. Come potete vedere, MX l'ha caricato
in maniera tranquilla. Andiamo un po' avanti. Quindi, essendo un Android, pur non avendo un lettore multimediale che legge i Full HD nativamente, possiamo appunto adattarlo in questo modo. Purtroppo MX ha qualche problema, in questo caso è un video molto pesante, quindi come potete vedere arranca. Andiamo invece su un 720p, sempre in MP4, vediamo se il lettore di base riesce a leggerlo. Aspettiamo il caricamento. Come potete vedere, il 720p lo legge tranquillamente. Abbassiamo un attimo. Allora, nel lettore integrato in questo Samsung troviamo anche la riproduzione in 5.1 fittizia del sonoro. Ottima, coi film questa cosa si apprezza. Andiamo un po' avanti. Ok, proviamo a aprire un'AVI. L'AVI purtroppo vi dico già che non ce lo dovrebbe aprire. Anche qui Mobo Player o MX Player ci vengono in aiuto. Ok, allora direi di passare alle considerazioni finali. Il 10.1 è un tablet che mi è piaciuto, ottima qualità costruttiva, abbastanza leggera pur essendo dalle dimensioni generose, un po' spesso, comunque supera gli 11 mm e si fa sentire. Portarselo dietro tutto il giorno anche con una tracolla comunque dopo un po' da fastidio, non come un computer portatile, ma in questo caso parliamo appunto di un tablet. Rispetto all'8.9 io preferisco l'8.9, più maneggevole, più compatto, anche se le casse esterne ai lati mi piacciono. Aspetto di riprovarlo con Ice Cream Sandwich, perché sono convinto che un tablet del genere abbia una seconda vita con quel sistema operativo, quindi mi rifaccio a quello per dargli un secondo giudizio. Per adesso è promosso, non con la lode. Comunque Samsung credo che con i prossimi tablet possa fare un ottimo lavoro, perché la base di partenza è buona. Un saluto da Alessandro e da Nexus Lab.